Inspiro, cresco con le braccia, altezza spalle, espiro e abbasso. Scapole vicine, gambe leggermente piegate e petto aperto. Pensa di voler schiacciare una pallina posizionata tra le scapole. Come vedi, scapole vicine sia quando sollevo sia quando abbasso. Continua, ancora 6 secondi e cambiamo. 2, 1. Ok, braccia linea spalle, apri un braccio, torno e apri l'altro. Ora aggiungiamo la torsione. Torsione 1 e torsione 2. Ora senza torsione, apro, mi fermo, chiudo, apro, mi fermo e chiudo. Fuori aria, apro, prendo aria e torno. Continua. 3, 2, 1. Ok, roll down. Mi posiziono, posizione eretta, inspiro, espiro, testa giù, mento verso il petto e inizio ad articolare la colonna verso il basso, fino a dove riesci. Braccia rilassate, movimento lento. Ora tocca le mani a terra, piega le ginocchia e piano piano torna su, lentamente. Ok, busto eretto, lo rifacciamo. Mento verso il petto, fuori aria, articola la colonna verso il basso, una vertebra alla volta. Braccia pesanti, testa pesante, piano piano appoggio le mani a terra, piego le gambe e articolo la colonna verso l'alto. Piano piano su, ok, benissimo. Ora recuperiamo, poco, 10 secondi e resta in posizione. 3, 2, 1, ancora, roll down, mento verso il petto e scendi piano, tocca le mani a terra, poi piega le ginocchia, prendi aria, porta sulle braccia, fuori aria, intreccia le dita dietro alla schiena e apri il petto. Ok, ricominciamo, ancora, roll down, testa giù, articola la colonna verso il basso, mani a terra, piega le ginocchia, prendi aria e vieni su. Ora, mani dietro la schiena, intreccia le dita e apri il petto. Benissimo, ne facciamo un altro, roll down, ancora, testa pesante, tocco le mani a terra, piego le ginocchia, prendo aria, apro le braccia. Fuori aria, intreccio le mani dietro e apro il petto. Ok, benissimo. Ora, braccia altezza spalle, sollevo un ginocchio e avvicino le braccia. Allargo le braccia e torno. Ancora, mantieni l'equilibrio e respira. Fuori aria, sollevo il ginocchio, prendo aria e allargo le braccia. Il piede è sempre in estensione. Spalle basse e sguardo fisso in avanti. Fuori aria, sollevo il ginocchio, prendo aria e abbasso il ginocchio. 2, 1, ok, benissimo, cambiamo gamba, solleva l'altro ginocchio e avvicina le braccia, appoggia il piede a terra e apri le braccia. Continua, movimento lento e controllato. Il ginocchio sale fino all'altezza dell'ombelico. Fuori aria, avvicino le braccia, prendo aria e allargo le braccia. 2, 1, ok, recuperiamo. Una gamba avanti e una indietro, braccia aperte, fuori aria, curva della colonna e chiudo le braccia. Prendo aria, apro, fuori aria e chiudo. Scapole vicine, scapole lontane. Ok, ancora, braccia aperte, fuori aria, curva della colonna e chiudo le braccia. Ancora 10 secondi. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Aumenta l'affondo, poi espiro, scendo e allargo le braccia. Prendo aria e salgo, avvicino le braccia. Busto eretto durante tutto il movimento. Il ginocchio frontale non supera la punta del piede. Il ginocchio posteriore sfiora terra. Affondo e allargo le braccia.
stendo le gambe e braccia frontali. 2, 1. Ok, recupera. Ora ci sediamo a terra in posizione seduta sui talloni. Tre, due, uno. Mani sui fianchi, spingo con i glutei e le cosce, vengo su, piano piano torno giù e continuo. Salgo, piano piano mi siedo sui talloni e salgo di nuovo. Schiena dritta. I movimenti sono molto molto lenti. Scendo piano e salgo piano. Nessuno scatto, mi siedo lentamente e mi sollevo lentamente. Fuori aria durante i movimenti, prendo aria quando mi fermo. 3, 2, 1. Ok, recupera e stenditi schiena a terra, ci prepariamo a gambe tese e sollevate. 2, 1, talloni uniti, fletto ed estendo le gambe. I talloni restano sempre uniti, non si stancano mai. Schiena aderente al tappetino e addome in tenuta. Avvicino le ginocchia al petto e lentamente torno. Avvicino le ginocchia al petto e stendo le gambe. 3, 2, 1. Ok, recupera e posizionati pancia a terra, mani ai lati del petto. 3, 2, 1. Forza sui tricipiti ed estendi i gomiti, spalle basse, sguardo in avanti. Piega i gomiti e scendi lentamente. E espira durante la salita, inspira durante la discesa. Movimento lento sia in salita sia in discesa. Più vai lentamente, più l'esercizio sarà efficace e difficile. Continua ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Recuperiamo poco, 15 secondi, e porta le braccia distese in avanti. 3, 2, 1. Fuori aria, solleva spalle, braccio sinistro e gamba destra. Cambia e continua. Su braccio destro e gamba sinistra. Cambio, su braccio sinistro e gamba destra. La testa si solleva sempre ed è sempre in linea con il corpo. Glutei contratti. Non ondeggiare con il bacino, addome forte. 3, 2, 1. Ok, recupera e vai in posizione seduta, gambe divaricate, piedi in appoggio a terra. 3, 2, 1. Braccia su, fuori aria scendo e braccia giù, prendo aria, torno e braccia su. Ancora, continua. Addome forte e scendo. Cresco con le braccia e salgo. Continua. Respira. Fuori aria scendo. Prendo aria e mi sollevo. 2, 1. Ok, recupera. Ci prepariamo in posizione supina. 3, 2, 1. Sollevo le gambe, piedi incrociati, mani unite, avvicino i gomiti alle ginocchia. Sono i gomiti che si avvicinano alle ginocchia e non il contrario. La schiena è aderente al tappetino, la zona lombare non si solleva. Se non arrivi alle ginocchia, avvicinale di più al petto.
3, 2, 1. Ok, recuperiamo. Tre, due, uno. Mani dietro la testa, solleva testa e spalle, tocca gomito e ginocchio opposto. Piccola isometria, torna e cambia lato. La gamba opposta è sempre tesa, addome contratto, ombelico che spinge verso il tappetino. Alterna lato destro e lato sinistro. Tocco gomito ginocchio opposto, piccola isometria e cambio. 3, 2, 1. Ok, recuperiamo. Stenditi in posizione prona, mani ai lati del petto. 3, 2, 1. Espira, spingi con le braccia portando i glutei e i talloni. Lentamente inspira tornando in posizione, sali ed espira, glutei e talloni, schiena rilassata, poi inspira e torna in posizione. Ancora glutei e talloni, rilasso la schiena, torno e appoggio il petto. Benissimo, continua. Ancora 13 secondi e cambiamo. 5 secondi ora, 2, 1, recuperiamo, recupera e resta in posizione, 3, 2, 1, ok, vado in posizione plank su gomiti, ma appoggio a terra anche le gambe, quindi ginocchia e collo del piede in appoggio a terra. Addome forte, questa è un'ottima posizione anche per imparare a mantenere correttamente la schiena durante l'esercizio plank. Resisti, gomiti posizionati sotto le spalle, respira e resta in posizione. 5 secondi, 3, 2, 1. Ok, ora ci prepariamo in posizione schiena a terra. Tre, due, uno. Espira, spalle su. Traziono una gamba al petto, poi cambia gamba. Posiziono una mano sotto il ginocchio, una mano nella caviglia. Piedi sempre in estensione. Fuori aria quando afferri la gamba, prendi aria nello scambio. Addome in tenuta, testa sempre sollevata. Spalle basse, continua. 3, 2, 1. Recupera e vai in posizione schiena a terra, gambe piegate, braccia appoggiate a terra. 2, 1, espirando solleva il bacino una vertebra alla volta e piano piano torno, una vertebra alla volta. Sollevo piano, allineo il bacino e lentamente scendo. Il bacino sale, si allinea a spalle e ginocchia e poi scende. 15 secondi. 8 secondi. 2, 1. Ok, recuperiamo 10 secondi. Ci prepariamo punte dei piedi in appoggio e mani dietro la testa. 2, 1. Stacco le spalle, avvicino lentamente un ginocchio alla volta al petto. I piedi restano sempre in estensione. Fuori aria sollevo la gamba, prendo aria e appoggio.
Spalle sempre sollevate da terra, si muovono solo le gambe, una gamba alla volta. I piedi appoggiano terra sulle punte. Ancora 10 secondi, resisti. Movimento lento e controllato, controllato dall'addome. 2, 1. Ok, recupera e preparati in posizione seduta a gambe piegate e mani dietro le cosce. Due, uno, ok, da qui fuori aria scendi lentamente, mento verso il petto, ispira e torna. Concentrati sul movimento della colonna, fuori aria, mento verso il petto, prendo aria e apro il petto. Continua. Lentamente giù. E lentamente su. Mento verso il petto. Salgo e schiena dritta. Ancora 10 secondi. Resisti. Movimento lento e controllato, controllato dall'addome. Benissimo. Ok, recuperiamo, ci posizioniamo schiena a terra. Tre, due, uno, spalle su, traziona una gamba al petto, l'altra tesa e cambia, traziona l'altra gamba. E continua. Alterna la presa delle gambe, gamba destra e poi gamba sinistra. Fuori aria quando afferri la gamba, prendi aria nello scambio delle gambe. Addome sempre forte, in tenuta, testa sempre sollevata, spalle basse, mento verso il petto. Il busto è fermo, si muovono solo le gambe. 2, 1. Ok, recupera, passa in posizione pancia a terra, braccia rilassate lungo il corpo. Due, uno, solleva testa e torace. Da qui porto le spalle indietro e avanti, indietro e avanti. Questo è l'esercizio. Il corpo è immobile, si muovono solo le spalle. Le mani ruotano leggermente durante il movimento, gambe tese, aderenti al tappetino, addome in tenuta e muscolo trasverso contratto. 2, 1, rilasso. Mi posiziono sul fianco, gambe a 90 gradi, mano destra che sorregge il capo. Due, uno, solleva la gamba sinistra, torna, estendi, solleva ancora, torna e fletti. Ancora, su, giù, e estendo, su, giù e fletto. Continuo, movimenti lenti e controllati. Tutti i movimenti sono fatti lentamente. Resisti ancora 15 secondi, poi cambiamo. 10 secondi. Ancora 5 secondi. 2, 1. Ok, recupera, cambiamo lato. Tre, due, uno, sollevo, abbasso, estendo, sollevo, abbasso e fletto. Ancora, su, torno giù, estendo, su, torno giù. E fletto indietro. Ok, continua. Movimenti lenti, controllati, più vai piano, più l'esercizio sarà efficace.
Ancora 15 secondi. Otto secondi. 2, 1. Ok, pausa. Ottimo lavoro. Ora passiamo allo stretching. Due, uno. Afferra la caviglia della gamba sinistra, stendi la gamba e appoggia il piede a terra. Resta in posizione, rilassati e respira. Tre, due, uno. Ok, recuperiamo, ora cambiamo lato. Tre, due, uno. Afferra la caviglia della gamba destra, stendi la gamba e appoggia il piede a terra. Resta in posizione, rilassati e respira. Tre, due, uno. Ok, recupera. Piano piano sali in quadrupedia. Tre, due, uno. Incrocia la gamba sinistra davanti a te, l'altra tesa dietro. Stabilizza la posizione, poi piano piano appoggia gomiti e, se riesci, anche la testa. Resta in posizione e respira. Tre, due, uno. Sciogli la posizione, ora incrocia la gamba destra davanti a te, l'altra tesa dietro. Piano piano appoggia i gomiti a terra e, se riesci, anche la fronte. Resta in posizione, rilassati e respira. Tre, due, uno. Ora siediti sui talloni, mani in appoggio a terra, rilassa la schiena e respira. Testa pesante, fronte in appoggio a terra e petto appoggiato alle cosce. Tre, due, uno. Ok, ora da qui porta le mani ai lati dei piedi, fronte in appoggio a terra e resta in posizione. Rilassiamo tutta la schiena. Tre, due, uno, recupera e piano piano saliamo in piedi. Tre, due, uno, gambe ampiezza spalle, intreccia le mani in alto e stendi le braccia. Allunga la schiena e pensa di avvicinare le mani al soffitto. Petto aperto. Resta in posizione e respira. Ancora 15 secondi e abbiamo finito. Cinque secondi ora. Tre, due, uno. Ok, scegli la posizione. Benissimo, e il tuo allenamento è terminato. Ci vediamo al prossimo video.